12:34 minuti in questo istante, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 2 novembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Molti di voi stanno facendo il ponte, ma tanti altri invece sono al lavoro, quindi buon lavoro a chi oggi ancora da buon milanese, no? Fermo e chino sul fatturato, come si dice in questi casi. È il 2 novembre, mancano pochissimi giorni alla fine dei Milano Storytelling Awards, sono ancora aperte le votazioni per la fase finale, manca pochissimo. Chi potete votare? Beh, lo vediamo subito. Candidati, queste nuove categorie, i voti li potete ancora esprimere per qualche giorno su www.milanonews.it, c'è cioè il pulsante, oppure milanoawards.it o milanostorytellingawards.it, insomma è difficile non trovare dove votare, potete seguire sui nostri social. Vi dicevo, oggi è 2 novembre, tradizione ormai di Milano News, tradizione dal primo anno di Milano News in realtà, adesso facevo i conti, la prima volta era il 2 novembre 2016 e ritorna qui a ritrovarci proprio in onore del 2 novembre Valeria Celsi. Buongiorno Valeria. Ciao. Di Percosse d'Arte Funeraria, buongiorno. Ciao a tutti. Una tradizione effettivamente che nasce con Milano News, tutti i 2 novembre. Sì, tu sei qua al terzo 2 novembre, è la nostra strega del 2 novembre, la nostra Sabrina, se c'è in giro il nuovo telefilm, no? Quindi e arriva perché, insomma, perché vabbè, è facile parlare del 2 novembre di quello che fai, poi in realtà è bello tutto l'anno. Come dire, però adesso è ancora più soggettivo. Diciamo che in questi giorni forse il tuo telefono brucia e sì, scotta. Infatti immagino. Lo lancerei giù dalla finestra, a volte lo tengo spento. Spieghiamo bene perché, per cosa arte funeraria, che cos'è? Cioè ormai si è evoluto anche questo. Sì, si è evoluto, sì, continua a evolversi. È un sito in cui sono contenute tutte le visite che organizzo. In realtà è anche un blog, è una pagina Facebook. La pagina Facebook è più dedicata alle stranezze legate sempre al mondo funerario, però appunto è un modo per conoscere Milano in maniera diversa. Tutto, diciamo, parte dal cimitero monumentale, giusto? Esatto. Allora, raccontaci un po', perché parte tutto da lì e che cos'è che ha il cimitero monumentale di così particolare rispetto ad altri? Allora, è partito da lì quando avevo fatto il servizio civile nel 2011 e avevo associato questo nuovo interesse che mi era nato per l'arte funeraria con l'interesse che ho avuto fin da piccola sui fantasmi, le leggende, gli aspetti esoterici. Quindi da lì avevo deciso di diventare guida professionista, ho preso l'abilitazione e dal 2015 che ho cominciato a organizzare percorsi un po' particolari, quindi legati sia al cimitero, quindi sono percorsi storici o percorsi un pochino più noir come quello sui fantasmi, oppure più storici come quello sui templari, l'inquisizione e così via. Tanti appunto i tour che porti in giro per Milano, il più famoso, il primo che hai fatto credo anche sia, sì, è il famoso Ghost Tour. Di cosa stiamo parlando? È un percorso legato ai misteri, le stranezze, i fantasmi di Milano, che è tutto svolto nel centro città, quindi dal castello, passando per il Duomo, la Scala, la Galleria e termina in via Baniera. Si può dire perché termina lì? Oppure perché la via del... No, ormai lo sanno tutti. Ok, va bene. Questa via è legata al primo serial killer della storia italiana. Antonio Boggia venne accusato di aver ucciso 4 persone. Perché nel Ghost Tour, ecco, la cosa interessante è che... Vabbè, allora, i fantasmi bisogna crederci o non crederci, c'è poco da fare, una via di mezzo non esiste. Però quello che vi racconta Valeria sono tutte racconti o comunque situazioni documentate, no? Sì. Non ci siamo inventati, cioè, passando da Cairoli ci mettiamo un fantasma perché lì siamo comodi ad avercelo mentre camminiamo, no, giusto? Sì, sono tutte documentate su libri. Ecco,
Che lavoro c'è dietro appunto a un c'è un lavoro di grande ricerca, perché appunto praticamente a casa ho tutti i libri sulle leggende, le storie di Milano, poi spesso vado a cercarne anche altri in biblioteca. È molto ricerca che è sia sui libri sia sul web, ma su quella mi fido un po' meno. Magari mi è capitato anche di ricevere racconti da signori anziani che sono la testimonianza diretta, che magari mi raccontano di leggende che non sono documentate da nessuna parte e che forse magari sono anche più vere di quelle dei libri. Poi dal ghost tour poi diciamo ci hai preso gusto. Sì, ho cominciato a creare tutti gli altri per anche un po' invogliare le persone a seguirmi, sono appunto in tanti. Ho cominciato a creare i percorsi magari nei quartieri, quindi i segreti dei quartieri, poi ho cominciato a fare quello sulla peste, sull'inquisizione, via via. Oh, sono visite che sono andate di pari passo a quelle al Monumentale. Che quartieri ci porti a visitare? Allora, per ora Brera, Porta Romana e Porta Venezia, e da quest'estate ho cominciato a fare anche i Misteri dei Navigli. Ah, i Navigli, insomma, tipico luogo milanese, sì. Proprio simbolo di Milano. Premi anche loro di misteri? Sì, ci sono alcuni fantasmi, poi ci sono anche luoghi che non sono tanto legati a misteri, ma come il vicolo Callusca, che è proprio davanti a Santo Storgio, dove c'erano le case chiuse, perché anche alcune mie visite sono legate al discorso delle case chiuse, ne faccio una solo su quella, e quindi parlo di questo, ma parlo anche un po' della storia dei Navigli, di come si sono evoluti nel tempo, della Darsena. Quindi questa è anche molto storica. Appunto, la ricerca è la base di tutto, dici sempre, sui libri ricerco tutte le mie informazioni, tant'è che a un certo punto ti sei messa anche a scrivere i libri, giusto? No? Sì. Siamo già a due libri con un terzo in arrivo, ma facciamo bene. Allora, raccontiamo bene che cosa hai fatto, allora, di cosa tratta il tuo primo libro? Allora, il primo libro si chiama La Guida Noir di Milano e è la raccolta dei misteri, delle leggende che spesso racconto durante le visite. Mentre il secondo libro è La Moda al Monumentale, ed era un tema che sto trattando da quando ho fatto il servizio civile, che è un discorso sull'evolversi della moda ottocentesca a partire dal cimitero. Ecco, come si può parlare di moda e cimitero nello stesso libro? Perché al Monumentale ci sono molte sculture che hanno vestiti tipici dell'Ottocento, non solamente sculture ma anche magari foto d'epoca in cui ci sono questi uomini agghindati, donne con le parure di gioielli, e quindi avevo capito che era possibile già nel 2011 fare un discorso di questo tipo. È un discorso che poi pian piano ho ampliato e poi è diventato un libro. Quindi so che fai anche un tour Ne faccio due in realtà. Cioè, al Monumentale. Sì, due sulla moda. Sì, uno è proprio sulla moda, l'altro è più legato al discorso della moda nel periodo vittoriano, del lutto vittoriano, quindi tutte le tradizioni, le ritualità, come erano gli abiti da lutto. Ecco, ma noi possiamo davvero da una scultura funeraria capire come ci si vestiva all'epoca in base anche magari al tipo di lavoro che uno faceva, al tipo di rango a cui uno apparteneva, sì, no? Sì, anche se c'è da dire che comunque al Monumentale sono tutte tombe di persone benestanti. Non c'è tutto quello in su, sì, diciamo. Quindi okay. Anche se poi da fine 800 ci sono molte tombe magari di falegnami, di panettieri che proprio ci tenevano a far vedere sulla tomba la loro professione, quindi si facevano fare sculture vestite proprio negli abiti da lavoro. Però questa è più una cosa di fine 800. Poi non ricordo male, mi ricordo che io ho fatto uno di questi tour, c'è una tomba in cui c'è sia diciamo il grande che il giovane di questa famiglia, sì, e sì, si vede proprio la differenza, sì, anche del tipo di abbigliamento, sì, giusto? La tomba Volpi, ah, ecco. Sì, che ha proprio a forma piramidale, c'è il padre in cima, il figlio a lato, e a lato sulla sua destra c'è la moglie. E noi possiamo così davvero capire, cioè è così attendibile quel tipo di scultura a quello che fu, cioè è come se fosse una fotografia di oggi. Sì. Sì, più o meno sì. Ecco, come mai adesso non si fa più questo tipo di... Adesso difficilmente uno si fa ritrarre sulla propria tomba con i propri vestiti, al massimo si mette una foto. Perché dal dopoguerra c'è stata un po' l'omologazione delle tombe, anche se a dir la verità mi è capitato di vedere alcuni cimiteri, magari come quello di Cologno, se non sbaglio, aveva delle sculture di magari ragazzini che avevano la passione del calcio, sono morti tragicamente, si sono fatti ritrarre. Questo così. Dove?
A Cologno. Cologno Monzese. Sì. Oh, sarà contenta allora la nostra Cristina, che è la nostra regista, che dice: beh, a Cologno non c'è niente, vedi, Cristina. Hai un cimitero, hai ci sono dentro delle storie, delle sculture che puoi andare a vedere. Quindi segna sulle cose da fare la domenica per andare a fare un giro al cimitero di Cologno, vedi? Oh, meno male così. Ma dice sempre che non c'è niente da fare a Cologno, quindi almeno sono contenta di avergli dato un'informazione in più. Quindi, insomma, dalla moda appunto del monumentale. So che stai preparando il terzo libro, che è un po' proprio l'apice di tutto. È già pronto, dovrebbe uscire prima di Natale, un libro sul cimitero che è diviso praticamente nella parte scritta, storico-artistica, di cui mi sono occupata io, e buona parte sarà appunto un libro fotografico. Le foto sono state fatte dal mio amico collega Marco Casiraghi, che è il mio fotografo ufficiale, che appunto è colui che mi ha fatto le foto del sito e che ho chiamato proprio per fare questo libro. Ecco, verrebbe a dire che insomma sul cimitero monumentale verrebbe facile pensare che ci siano tante cose da dire, tante sculture, ma so che tu questo lo fai girando tutti i cimiteri possibili e immaginabili. Sì. Cioè, te se passi da una strada e vedi un cartello cimitero, giri subito, no? Sì, sì, ovunque. Ma perché così? Perché io credo che i cimiteri siano dei luoghi dove conoscere la storia della città che li ha creati, quindi visitare cimiteri diversi mi permette anche di vedere le differenze, ma soprattutto di conoscere la cultura di quella città. Per esempio, sono andata a Lanzarote 3 settimane fa e anche lì sono andata a visitare i cimiteri, non tanti. Da Lanzarote al cimitero? Sì. Io sono stato 8 volte a Lanzarote in vita mia, ho avuto anche una casa, confesso, non sapevo ci fosse neanche il cimitero. Sì, non ce ne sono tanti, sono un po' nascosti e sono andata in uno, ma il bello era vedere le tombe bianche tra la lava, la terra nera. Sono proprio una cosa. E quindi anche da lì ci si capisce comunque qualcosa del luogo in cui ci si trova. Come si fa se qualcuno vuole venire a seguire i tuoi tour? Dal sito percorsidartefuneraria.com c'è il contact form e mi contatta da lì. Sempre sul sito c'è l'elenco delle visite, il calendario e basta. Ecco, come funziona? È un calendario fisso, un calendario che sia fluido, come si dice? È fluido, un po' come mi gira. Quante visite fai in circa? Più o meno faccio una ventina di visite al mese. Ok. Magari anche di più, naturalmente in questo periodo il numero è aumentato, però più o meno sono una ventina. Ecco, ricordavo sempre che sono visite, non so se poi è cambiato qualcosa in questo periodo, se hai fatto, che non sono però visite teatralizzate, come magari si possono trovare. Quindi non sono delle piece teatrali o delle performance, ma sono veramente dei tour, dove storicamente oppure per quello che è la parte più sociologica oppure dei misteri si vede la città di Milano, e vi assicuro che vedere la città di Milano da un punto di vista completamente diverso da quello che fareste con un qualsiasi altro tour o un pullman di quelli che si portano in giro a vedere la città da turista, diciamo, ecco, ed è molto interessante secondo me. Io non so poi tu se hai visto, cioè è molto bello perché sembra che i milanesi hanno voglia di, sono molto di, no? Più, cioè, milanesi non sono tanto i turisti che fanno questo tipo di tour, giusto? Sì poi vabbè, adesso vedo che ci sono anche molte persone che vengono da fuori, però è soprattutto il milanese che riscopre la sua città. Come mai secondo te il milanese fa fatica a scoprirla? Ma perché il milanese deve andare fuori, cioè va più all'estero, va più a visitare posti lontani, invece conoscere magari la città in cui è nato è un pochino meno. Allora, appunto, sul sito troviamo il calendario, troviamo tutti i tour che fai. Che tour fai? Abbiamo parlato del Ghost Tour, abbiamo parlato del Monumentale, abbiamo parlato dei Navigli, dei quartieri di Porta Venezia, Porta Romana e Brera, poi cos'altro? Quello sulle streghe di Milano, i Templari, poi faccio quello sulla peste, la peste più o meno manzoniana, insomma parlo della peste un po' a livello storico e luoghi della peste legati a Milano. E come ci si muove in questi tour? Quanto durano e che dimensione allora, hanno? Allora, sono tutti a piedi, tranne quello sulla peste, che la visita inizia appunto in centro e poi per fare le ultime tappe prendiamo la metro, perché andiamo a Porta Venezia e quella è l'unica. Gli altri invece appunto sono tutti a piedi e ci muoviamo anche con l'ombrellino sotto la pioggia. Beh, più, quando c'è il Ghost Tour è meglio che piove o non piove? Io preferirei la nebbia più che la nebbia. Pioggia. Sì. Quindi adesso arriva il periodo giusto per fare il Ghost Tour. Infatti spero che prima o poi questa pioggia di questi giorni finisca e lasci lo spazio alla nebbia, perché è giusto per il Ghost Tour avere quello. Poi che altri? So che c'è uno sui film, com'è che funziona quello? Sì, è uno che ho appena creato proprio da poco, è sempre in centro e sono le piazze, i luoghi che sono state, le location che sono state sette di film.
Tanti ce ne sono stati a Milano? Sì, ce ne sono stati addirittura più di 3.000, se non Ah, sbaglio, però naturalmente io parlo di quelli più nel conosciuti. centro. Sì. Qual è il film tuo che è stato girato su quel Beh, Ragazzo set? di campagna è il mio preferito, sono cresciuta con quello. Quindi Piazza Piazza San San Carlo. Babila. Ah, San Sì, Babila, fanno ok. vedere anche quando lui entra col trattore, Corso Vittorio Emanuele. Infatti, qual è la mitica scena. Pensare a un Corso Vittorio Emanuele che ha Sì. Beh, senso unico verso San Babila dove le macchine passavano. ma Cioè, anche per la stranezza esempio. era il trattore, ma Sì, non tanto le macchine. Adesso sì, sì. pensare a una roba del genere. C'è anche Fichissimi, mi sembra, quello con Sì? Abatantuono, che si vedono delle scene, loro sono in una delle gallerie e si vede che era ancora, ci passavano ancora le macchine. Dietro le No, lì in Corso gallerie, in corso Vittorio, Vittorio Emanuele, cioè sì. dietro le gallerie, Sì, cioè, sì, sì. cosa dovevano vedere, cioè, davanti alla Rinascente Sì. passavano le macchine. Insomma, una Milano interessantissima che appunto si può riscoprire grazie ai tour di Valeria. Valeria, c'è qualche tour, qualche data che vuoi dare prossimamente Ma oppure? allora, prossimamente creerò dei percorsi nuovi, come quello sui Celti, ne farò uno specifico sulla Sui Celti o sui massoneria. Celsi? No, volevo capire, una No, roba di casa fai? No, sui ok, no, pensavo Celti. fosse una roba su di voi. No, 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 Ok, non ho sui nulla da Celti? dire più di No, non quello c'è, che... ok. no, sui Celti e poi uno sulla massoneria. Ah. E magari barra alchimia, lo sto Beh, massoneria preparando. poi so che è uno dei tuoi cavalli di Sì, battaglia, no? infatti Insomma. forse tra poco uscirà anche qua su di quella una pubblicazione. Ah, quindi sei già arrivato a un quarto libro? Sì, in realtà anche su un quinto, però... Contemporanea, cioè Sì, a due mani, ma ho uno una sul vita libro, un uno po'... Sì, sull'altro, e la testa su un perfetto. Ah, altro. ottimo. Sono massoneria, Milano, insomma, ne dà, ne credo, di Sì. spunti. Già, da quanto so, nei tour che fai, tipo Ne monumentale parlo, così, ne se ne parlo. parla, è presente molto. Cosa possiamo vedere, cosa possiamo aspettarci? E molte tombe con i simboli, lasciando, cioè, senza considerare anche il fatto che il tempio crematorio è stato finanziato da questa società massonica, questo gruppo di industriali che erano tutti legati a logge, quindi oltre a vari simboli è proprio considerato il tempio della massoneria. Siamo quasi in chiusura, torniamo allora al punto di partenza che è il cimitero monumentale. Cimitero monumentale, allora, il modo migliore ovviamente è quello di fare un tour insieme a te e vederlo, va bene, questo lo sappiamo. Se magari invece capitiamo lì per caso e non sei lì in quel momento, che cosa ci consigli come ci consigli di prenderlo? Allora, beh, innanzitutto consiglio di andare all'InfoPoint dove danno le mappe e poi consiglio di lasciarsi andare e passeggiare, imbattersi nelle tombe a caso. Poi naturalmente ci sono alcune tombe come la tomba Campari, l'edicola Bernocchi, la Besenzanica, che sono molto belle, però appunto io consiglio sempre una visita individuale proprio in base alle sensazioni a dove ti porta il caso. Che cosa ci regala il cimitero monumentale? Sensazioni e arte, sensazioni, tranquillità, poi molti confermano che anche a loro questo cimitero dà queste sensazioni, ad altri spaventa un po', però... Ecco, quando parliamo di arte, appunto, l'arte difficilmente uno pensa a un cimitero, pensa a tutt'altro, pensa ad andare appunto a un museo, vedere magari a vedere anche delle sculture che effettivamente potrebbero benissimo essere poi poste sopra a una tomba. Perché c'è questa cosa che magari appunto ci viene difficile pensare che è un cimitero? Beh, poi monumentale già il nome ci aiuta un po', ovviamente. Perché lo si associa comunque al luogo di tristezza e di dolore, però non si riesce magari ad andare ad oltre questo e vedere che comunque su molte tombe, anche non per forza in un cimitero monumentale, sono conservate opere fatte da artisti Ecco, importanti. proprio qui volevo arrivare. Al monumentale abbiamo dei signori artisti, giusto? Sì. Facci qualche nome, E per giusto per farci esempio Gio capire. Ponti, Fontana, I Pomodoro. E Gaia Olenti più recenti, poi anche tutti quelli che hanno fatto i monumenti nelle piazze, per esempio Francesco Barzaghi, lo scultore che ha fatto la statua del Manzoni in Piazza San Fedele, ha fatto molte tombe al Monumentale. Però è interessante che hai fatto anche nomi moderni, però. Sì. Hai fatto il nome di Gio Ponti, hai fatto il nome di Gaia Olenti. Perché hanno progettato edicole anche lì, perché era il mondo funerario e a tutti gli effetti uno dei campi in cui gli artisti si cimentano. Quindi non è solamente un mondo in cui lavorano marmisti, lapicidi o comunque gente nel mondo funerario. Era già dall'Ottocento una vetrina dove farsi conoscere. E tuttora continua a essere, dicevi, quindi, con, non so, Dove sempre c'è spazio, difficilmente sì. si è messa.
anche adesso, ma si è alzato molto di più anche credo il livello per poter far mettere una propria edicola sì, al cimitero monumentale, che al momento non si ha ancora neanche più spazio, infatti insomma si è sempre difficile. C'è comunque sempre volendo il cimitero di Colonia Monzese, abbiamo scoperto che insomma è aperto quello vicino alla metro, sì, quello vicino alla metro, aperto Colonia Centro, Colonia Centro, quindi guarda qui domenica prendi in bicicletta, hai fatto un giro al cimitero che, insomma, e vedi opere d'arte, quindi insomma perché no. Ricordiamolo, siamo veramente in chiusura, diamo le ultime coordinate Valeria per venire allora, a scoprire percorsidartefuneraria.com è il sito, se no c'è anche la pagina Facebook Percorsi d'Arte Funeraria di Valeria e la pagina Instagram che si chiama nella stessa maniera. Sul sito possiamo prenotarci, iscriverti, poi tutte le informazioni appunto sono lì e poi ci si vede, dicevi, quasi tutti sono comunque nella zona centrale, a parte appunto con la Porta Romana, che ovviamente sarà la Porta Romana e la Viglia che sarà sulla Viglia, immagino. Vabbè, adesso, e dicevi, l'unico che è un po' più lungo e un po' più difficile muoversi con la Pesta, dove si prende per un pezzo la metropolitana, se no per i resti sono quanto dura all'incirca? Allora, tutte e due ore, tranne la mia visita, quella introduttiva al Monumentale, che è di tre. Ok, perfetto. So che la fai anche in serata, diciamo, che meglio, grazie al fatto che c'è l'ora legale. Anche qui bisogna vedere, se l'Europa toglie l'ora legale saranno cavoli amari per questa vita serale. La faccio è una visita che dura invece due ore, la faccio dalle 4 alle 6, che è quella dei misteri, faccio vedere tombe un po'. So che fa ridere dire serale alle 4 del pomeriggio, ma è perché alle 6 chiude il cimitero. E quindi va bene che Valeria è di casa lì, ma insomma non ha ancora le chiavi del cimitero, insomma dovremmo parlare con Sala, infatti lasciare le chiavi del cimitero. Il problema è che proprio l'ha detto che ci vivi, tu vai lì al cimitero, infatti ti fa un'edicola Chelsea e si mette dentro lei con un monolocale sponsorizzato IKEA e siamo a posto. Va bene, poi avrebbe essere un'idea. Va bene, Valeria, io ti ringrazio tantissimo per grazie essere con noi, grazie mille davvero. Ricordiamo allora l'ultima volta il sito percorsidartefuneraria.com, lo trovate su Facebook, trovate tutto, comunque trovate anche nei commenti a questa diretta tutte le indicazioni, tanti i tour, insomma una volta si chiamava Ghost Tour, adesso ne abbiamo qui una lista ben fornita per tutti, anche per i più piccoli, i più grandi. Sì, cioè, faccio anche delle visite apposta per bimbi, sia al Ghost Tour che al Monumentale, quindi collegatevi al sito, mettete like alle pagine, ai profili Instagram e avrete tutte le informazioni in tempo reale. Grazie mille davvero Valeria, ci vediamo allora al prossimo di novembre, no, ci vediamo quando esce il libro a sto punto. Devo chiedere all'editore, uno di quelli che stai preparando a questo punto, bisogna vedere quale. Il primo sarà quello del Monumentale. Va bene, ok, almeno quello siamo sicuri, dai. Va bene, grazie mille, grazie Valeria. A voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Prima di chiudere vi ricordo che potete ancora votare per il Milano Storytelling Awards. Io vi ringrazio, vi saluto e prima della sigla vediamo le nomination.